Questo programma vi è offerto da A-Export in Outlet. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Devo confessarvi che colei che gestisce un po' gli applausi, anche se da qui in poi saranno sicuramente spontanei, è la Carbone, solo che è partita praticamente durante la pubblicità, quindi a un certo punto il pubblico si è anche rotto le scatole e adesso praticamente, grazie Virgilio che me la riprendi, eccola là, è dotata di calze a rete, infatti la scorsa settimana me l'aveva promesso, era in jeans, le calze non si vedono ma si vedranno più tardi, grazie, buonasera Carbone. Buonasera, buonasera. E allora partiamo proprio dalle calze a rete della Carbone per dirvi che sarà una serata piccante, ma non parleremo delle calze a rete della Carbone, bensì di peperoncino, perché si pensa al peperoncino, lo si collega alle regioni del sud, e invece qui è una realtà particolarmente apprezzata, ma avremo modo di raccontarvi tutto. Io saluto il mio amico Giuseppe Paternoster, che col quale è il mio compaesano, e lui per diletto assieme agli amici coltiva il peperoncino, ma c'è ovviamente Giuseppe Loguercio, ovvero sia Iuppi, che è il presidente dell'Accademia del Peperoncino e veramente mi ha riempito lo studio. C'è il ritorno anche di Blave di Mortean e c'è anche il quiz dell'altezza, e quindi fra poco vi mostreremo l'uomo da misurare, dovete indovinare l'altezza e vi porterete a casa un cestino della Blave di Mortean. Ma c'è anche un'altra realtà, ringrazio Euronews con il suo direttore commerciale Paolo Vidussi, che guida appunto la concessionaria che raccoglie la pubblicità per il gruppo Media Friuli, e appunto con questo ospite, ve lo presenterò fra poco, parleremo chissà se si può abbinare il peperoncino al pesce, ma andiamo per ordine, sono molto piccanti, sono gli Straballo Band, provate a sentire, penso che salterete sul divano fra pochi secondi. Vai Nicola. Buonasera. Buonasera. E noi vi portiamo in discoteca. Sulle mani anche a studio, dai. Sulle mani al cielo. Grazie.
Grazie a Nicola della Straballo Band, un saluto a Paolo Boscuti della Free Time. Virgilio, vedo che tu stai puntando dritto dritto a quei stivalazzi, sono particolarmente anti... Se ti piacciono e prima della fine ti faccio fare un giro, va bene? Benissimo, anti-infortunistici, quindi atti a offendere chi sei a difendere. Allora, io vorrei andare un attimo da Giuseppe Loguercio e lo saluto, ti chiamo Iuppi perché ci conosciamo così e quindi... Che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta per la nostra regione il peperoncino? Ma per la regione Friuli Venezia Giulia, particolarmente Udine provincia, dove noi abbiamo cercato di promuovere il peperoncino. Quando siamo nati noi, qui a Udine il peperoncino non lo usava nessuno. Nessuno vendeva peperoncino, nessuna pianta, niente. Abbiamo cominciato noi 16 anni fa, col 2000, a promuovere il peperoncino qui in gastronomia e anche nella dieta mediterranea e anche facendo delle gare, campionati italiani mangiatori di peperoncino qui a Udine e anche sulla solidarietà perché abbiamo fatto Peperoncino Day, una lotta piccante contro i tumori che è ricavato ogni anno, da 15 anni collaboriamo con la LIRT di Udine e devo dire che abbiamo un successone sempre ogni anno. Quest'anno abbiamo appena finito ottobre, a ottobre c'è la decadenza del Cristoforo Colombo che in America festeggiano Columbus Day e noi 15 anni fa l'abbiamo passata a Peperoncino Day, una lotta piccante contro i tumori. Abbiamo anche una borsa lì, quest'anno abbiamo dedicato al cuore del Friuli, sono tutti prodotti della Carnia col peperoncino e così siamo soddisfatti. In 700 famiglie friulane sono arrivati questo piccante. Senti, dobbiamo dire anche che qua c'è il campione d'Italia. Sì, allora, noi siamo una delle... Allora, innanzitutto volevo dire, posso permettermi un minuto, come è nata la delegazione, perché la nostra delegazione fa parte dell'Accademia Nazionale del Peperoncino che è a Diamante. Noi siamo una delegazione che io presiedo con 4 amici e abbiamo una sede qui a Reana come sede del peperoncino. È nata 16 anni fa così, dalla mattina alla sera, siamo tanti soci e abbiamo cominciato a fare i campionati. E allora, questi campionati che noi facciamo regionali, il vincente va a Diamante in Calabria a fare quello nazionale. E qui stasera vi ho portato il campione nazionale italiano con record che era da 16 anni che non si batteva, di un medico del vecchio di Como e noi l'abbiamo battuto a Udine. Poi abbiamo altri due campioni regionali, però noi in totale in questi 15 anni abbiamo vinto 7 volte il campionato giù a Diamante, perciò Udine è perfetta come peperoncino. Ecco, e questo signore, Vincenzo... Facciamo un applauso. Arriviamo subito, è questo signore Vincenzo Maiolino e quindi poi credo che ci farà vedere di che cosa è capace, quindi deve avere probabilmente il palato rivestito d'acciaio e quindi vedremo di che cosa è capace. Però io vado da Piero di... Buonasera, vado da Piero di Montenars perché come al solito ha fatto una ricerca che deve durare meno di 4 minuti. Certo. Allora, le origini del peperoncino sono molto antiche. Sappiamo che il peperoncino era presente già in epoca precolombiana e che ci sono stati fatti anche dei ritrovamenti archeologici in Perù e in Messico che testimoniano questo fatto. Sappiamo che il peperoncino dunque si coltiva e si mangia da circa 9.000 anni. E lo porta in Europa Cristoforo Colombo e troviamo anche qua uno scritto che testimonia questo datato 15 gennaio 1493. Inizialmente il peperoncino veniva chiamato dagli indigeni, da questi indiani che incontrò Colombo, si chiamava Axi, poi lo chiamano pepe delle Indie, poi pepe cornuto e poi in seguito uno scrittore dell'epoca, uno scrittore satirico lo chiama per la prima volta peperone. Poi in seguito viene chiamato col suo diminutivo di peperoncino. Si diffonde nella vita contadina perché all'epoca i piatti non erano molto saporiti e per dar gusto si utilizzava, dare un po' di tono a questi piatti, si utilizzava il peperoncino. Sappiamo che il peperoncino è la seconda spezia dopo il sale marino più utilizzata al mondo.
E in Europa il paese che utilizza più peperoncino è l'Ungheria, che utilizza un peperoncino che è la paprika dolce. Il peperoncino si utilizza sia dai piatti, diciamo, dai primi piatti, dai secondi, si può mettere un po' dappertutto, arriviamo fino anche al cioccolato. Il peperoncino, sappiamo che il peperoncino più piccante al mondo è il Carolina Reaper. Un farmacista nel 1912, in base ai suoi esperimenti, crea una scala per dare un ordine di piccantezza che si chiama la scala di Scoville. Una piccola, infatti questo farmacista appunto si chiamava Scoville, chiedo scusa. Un'altra piccola curiosità è che sentono la piccantezza quando si mangia il peperoncino solo i mammiferi. Per esempio gli uccellini che sono, portano in giro, diciamo, i semi quando mangiano un po' in giro, non sentono il piccante. Il peperoncino è ottimo anche oltre nei piatti dove lo possiamo apprezzare, è ottimo anche per la salute, è un ottimo antiossidante, aiuta la digestione, è un buon antinfiammatorio, un antibatterico anche. Grazie. Allora andiamo, diciamo che questa sera è una serata ricca di musica perché ci sono gli Stravallo Band, ma c'è anche il gruppo folcloristico di Pasian di Prato, perché viene qui a mostrarci in anteprima un'opera che verrà presentata prossimamente, quindi gli Stravallo vanno via come dei razzi, un altro brano, poi andremo in pubblicità e troverete proprio qui i componenti di questo gruppo. Vai Nicola. Conosciamo tutti, vediamo se mi date una mano in studio e anche da casa a cantarla assieme. Lo sogno quando era pequeño sin preocupación en el corazón, sigo siendo que momento desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te dejo, solo te deseo, eo. Mira su vida, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime su vida, cómo te mira, dime cómo te mira, dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy. Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía. Su, su, su. Dice que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas. Ya no te creo, ya no te deseo, deo. Solo te veo, solo te deseo, deo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía. Grazie. Nicola, sì. Ecco che ti ho imparato la telecamera. Come lanceresti? Com'era il movimento? La pubblicità. No. Com'era col microfono? Pubblicità? Pubblicità. Grazie. A tra poco. L'effetto robot. Torneranno i figli delle stelle
sui tuoi sedili in pelle, le penne. Cara Italia, io da grande voglio fare l'inventore. Mamma e papà sono contenti, però mi prendono in giro. Dicono che per fare qualcosa di buono dovrò scappare all'estero. Ma io voglio restare qui, che ci sono tutti i miei amici e le cose che mi piacciono. E allora facciamo così. Io ti prometto che ce la metterò tutta e tu mi prometti che cambi. Istruzioni per la sintonizzazione. 1. Entrare nel menu installazione. 2. Provare con la ricerca automatica. 3. In caso di problemi selezionare la ricerca manuale selezionando il canale 46 o la frequenza 674 MHz. 4. Ricordarsi di confermare la memorizzazione in uscita dal menu di ricerca. 5. In caso di ulteriori problemi, accertarsi di aver selezionato Italia come paese nel menu installazione e rifare la procedura. 6. Potrebbe essere necessario selezionare le impostazioni di fabbrica e poi fare la ricerca automatica. Calligaris. Design italiano nel mondo dal 1923. Vieni a trovarci nei Calligaris Shop di Udine, Manzano e Pordenone o su calligaris.it. Siamo per le prossime sfide allo stadio, manchi solo tu. Ti aspettiamo alle prossime partite. A stadio tu manchi il nome tu. In Megavision abbiamo deciso di sostenere il calcio femminile. Fallo anche tu. Vieni allo stadio. Problemi con i regali natalizi? Te li risolviamo noi. Vieni a trovarci nei nostri spacci di Fagagna e Gemona e scegli quali dei nostri gustosi prodotti e altre specialità friulane inserire nel tuo cestino regalo adatto a tutte le tasche. Latteria Borgo Paludo, tradizione e qualità. www.latteriaborgopaludo.it. Autotechnics di Buia. Da oltre 30 anni opera nella carpenteria media e leggera, nelle lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura e nella fornitura di gruppi assemblati. Professionalità ed dedizione al lavoro ci permettono di offrire un servizio accurato nel rispetto delle tempistiche. Autotechnics Italiana SRL. Qua. Allora, cara Milvi, aiutami a sollevare questo. Grazie, cara. È guarita dalla bronchite sicuramente. Io ringrazio perché così all'improvviso, mentre leggevo il telegiornale, è arrivato un signore gentilissimo per nome del signor Blasutic Alberto e ci ha mandato questo ben di Dio di dolci e quindi volevo, perché scrive per la nuova grande emittente un pensiero e un saluto. Guarda, ne faremo sicuramente buon uso. Anche la carbone che è già è in agguato. Grazie Milvi, grazie. Volevo salutare anche Daniele Zufferli di Manzano per i suoi 21 anni, appartenente al San Lorenzo Amatori Eccellenza Collinare. L'ho incontrato nei giorni scorsi, era in gruppo e si stava preparando a festeggiare, quindi l'abbiamo ovviamente, gliel'ho promesso e quindi abbiamo fatto gli auguri in questo modo. Voglio salutare anche Berardo Martina, che è l'ultimo dei cuccioli arrivati qui a Telefriuli, in questo momento è all'audio e quindi la saluto, le do ovviamente il benvenuto allo scrigno come un po' in tutta la realtà Telefriuli. Allora adesso andremo ovviamente dal gruppo folcloristico di Pasean di Prato. Iniziamo con un brano. Andiamo in Germania, Baviera, no? E poi andiamo dal presidente che ci dirà perché questi signori e queste signore sono qua. Gustiamoci Baviera. Thank you.
Eccoci con voi. Allora, Presidente, intanto grazie per essere intervenuti alla nostra trasmissione. Dobbiamo dire che cosa succede fra pochi giorni. C'è una vostra creatura, no? Sì, grazie a voi per averci ospitati. Noi presenteremo appunto prossimo venerdì, il 2 dicembre, presenteremo un evento pensato e ideato, creato dal nostro gruppo, per pubblicizzare, per rendere testimonianza, per portare in giro per il mondo la cultura del Friuli e fare un po' anche da promozione turistica del nostro territorio. In questa occasione presenteremo anche il nuovo CD, il nuovo lavoro musicale del nostro gruppo, che è il decimo in ordine di età, che è stato pensato negli ultimi 3 anni, creato grazie soprattutto alla maestria e alla professionalità del nostro maestro, che è Flaviano Miani. Questa sera abbiamo portato 2 brani, abbiamo portato metà della nostra orchestra perché gli altri non possono essere presenti, quindi avete ben chiaro quanta è la forza del nostro gruppo, oltre naturalmente al corpo di danzerini, abbiamo una nutrita orchestra e io ne sono molto orgoglioso. Dobbiamo mostrare però la copertina, no? Certo. La mostriamo. Ecco qui. Tenga lei. Eccoci Sofia. Qua. Questa è la copertina, quindi diciamo dove verrà presentato ufficialmente. Questo CD verrà presentato appunto alle 20:30 di venerdì presso l'Auditorium Elio Venier di Pasian di Prato. In 20 secondi, quanto ricca è la storia del vostro gruppo? In 20 secondi è difficile, però la nostra storia è veramente ricca. Abbiamo compiuto quest'anno 50 anni di vita, è stata un'annata intensa con molte emozioni e molta carne al fuoco. Chiudiamo questa attività con la consapevolezza di avere 50 anni e di avere ancora molto da fare. Comunque devo dire che non posso spiegare così in 2 parole la nostra storia, ma è sicuramente una storia importante e che ne è testimonianza a tutto il nostro lavoro che continuamente portiamo nel Friuli e nel mondo. La signora accanto a lei è? Sofia. Sì. E poi? Sofia, cosa fa in questo gruppo? Io sono una danzerina e alla mia sinistra c'è il mio danzerino. Che cosa vi lega? Cosa ci Solo lega? Solo la danza? No, al danzerino. No, niente. Solo la danza. Che brutta roba, com'è niente? L'amicizia. La danza, la musica, il folklore, ovviamente, come potete vedere, ma l'amicizia è la cosa più grande che lega il nostro gruppo. Quanto è che fa parte di questo gruppo? Io ad aprile festeggio il 9° anno, che so che per tanti componenti è una cifra piuttosto irrisoria, però sono tanti anni nella vita di una persona, è un bel vita traguardo. Davanti. Andiamo dal danzerino. Lei conferma Buonasera. Che tra lei e questa signorina c'è solo la danza in comune? Purtroppo sì. Oh. No, a parte gli scherzi, sì, c'è la danza, c'è anche una profonda amicizia che ci lega. Ecco, siamo passati da amicizia a profonda amicizia. Ma no, quindi, ma basta. Secondo me fra mezz'ora, se glielo chiedo, mi dà un grande amore. No, non credo. Lei però, con dispiacere, dice solo l'amicizia. Vabbè. Non si sa mai. È la vita. Lei danzi, lei continua a danzare. Volevo solo segnalarvi la signorina col flauto traverso, che fra qualche tempo la vedrete sulla nostra emittente, perché condurrà la trasmissione Maman, grazie anche al supporto di Arlef e la Daria, quindi si occuperà di una fascia che a noi interessa particolarmente, proprio quella dei più piccoli, quindi i cartoni animati, ma un programma proprio dedicato ai bambini, quindi che andrà in onda il venerdì attorno alle 17:30, ma quando lo programmeremo ve lo faremo sapere. Approfitto anche dell'occasione per dirvi, i problemi si stanno lentamente risolvendo, se non ci vedete dovete effettuare la sintonizzazione automatica oppure chiamate il vostro antennista di fiducia. Approfitto di questa occasione per dirvi che domani sera ci sarà in prima serata uno speciale referendum, venerdì e giovedì ce ne sarà un altro e domenica invece saremo dalle 11 in diretta con il campanile della domenica con il Natale Goriziano dalle ore 11, poi alle 14 sarà la collega Sabot da San Giorgio di Nogaro e poi io e Ricci ci trasferiremo a Ragogna sempre per raccontarvi i mercatini sempre natalizi. Allora io vorrei andare a quel signore, ecco, alle sue spalle, alle spalle del danzerino, se si alza così la vediamo bene. Sì, lei è un medico? Sì, io faccio il medico e come medico da un po' di tempo che mi occupo di tutta la medicina, perché la medicina è bella tutta, ma in particolare di medicina naturale, di fitoterapia.
terapia, quindi sa, parlare di peperoncino è facile che il discorso cada, diciamo, sul peperoncino e sulle proprietà terapeutiche del peperoncino. Ecco, adesso tra l'altro se ne fa un gran parlare perché c'è quasi questa, c'è da parte di una buona fetta di popolazione, c'è quasi questo rifiuto della chimica, questa ricerca del biologico, del naturale, per cui anche il fatto... Dottore, lei mi è proprio partito come praticamente un F104. Lei voleva farmi una domanda specifica, grazie. Sono disponibile. Ecco, volevo dire, perché... Basta che non sia difficile, però. Si figuri. Perché fa bene il peperoncino? Ma guardi, ci vorrebbe un'ora per descrivere la qualità del peperoncino. Allora, il peperoncino è uno stimolante e tutti gli stimolanti fanno bene all'organismo. Potrei fare un parallelo, ad esempio, con la licina, che è il principio attivo dell'aglio. Io sono un amante dell'aglio, infatti spesso faccio scappare le persone, però purtroppo questo lei mi ha rubato le parole di bocca. Perché, insomma... e, dicevo, è uno stimolante. Il principio attivo è la capsaicina. Giusto perché possiate rendervi conto dell'importanza di questa sostanza, il peperoncino è il tartufo dei poveri, perché diciamo è consumato in tutto il mondo, è giusto quello che diceva l'amico qui presente, però è tipicamente consumato soprattutto in paesi, diciamo, a basso tenore sociale, un po' perché costa poco, diciamocelo chiaro, è facile da coltivare, è facile da reperire su tutti i mercati e aggiunto a qualsiasi cosa riesce a dare, diciamo, quel piccante che, diciamo, non è solo il piccante cattivo in sé, nel senso cattivo, nel senso che stimola i nostri recettori quasi facendoci male, però con le sue proprietà stimolanti riesce, diciamo, a darci quei sapori in più che le altre sostanze non riescono a darci. Voi sapete benissimo, adesso non voglio dilungarmi in caratteristiche fisiologiche, però il peperoncino, la capsaicina del peperoncino, ha la capacità di andare a stimolare specificamente dei recettori che sono posti all'interno del cavorale, che solo la capsaicina riesce a stimolare. Questo è l'Hakkinen della televisione, cioè questo corre. Se ho la pressione alta, posso... mangiare peperoncino? Sì, certamente sì, anzi ci sono molti cardiologi, c'era anche il nostro compianto vecchio Feruglio che raccomandava due bottiglie di, cioè due bicchieri al giorno di vino rosso durante i pasti, ovviamente, non fuori bottiglie. Dai pasti. No, due bottiglie, due bicchieri. Dottore, due bottiglie. Sì, io sono perverso, io personalmente consumo due bottiglie. Capisce che se io sparo due bottiglie al giorno viene a soccorso. No, però dicevo che è un cardiotonico, come stimolante dell'organismo. Ricordo che la capsaicina nel momento in cui viene digerita va in circolo e si distribuisce a tutto l'organismo, per cui ha la capacità di stimolare determinati recettori e quindi, diciamo, è come, voi immaginatevi una macchina che normalmente funziona con una benzina a 108 anni e con un po' di peperoncino, anziché 108 anni, nel motore ce ne sono 120. Lei quanto peperoncino mangia durante la stagione? Beh, io ne mangio abbastanza, diciamo. Sono un buon consumatore. Crudo o trasformato? Ma allora, questa è una domanda molto intelligente, molto tecnica. Grazie, dottore. Purtroppo. Purtroppo, allora, il principio attivo della capsaicina ha un piccolo difetto, che è una molecola termolabile. E come molecola termolabile... Scusi, la signora Maria che ci sta guardando, cosa vuol dire termolabile? Termolabile vuol dire che viene denaturata a una temperatura superiore ai 70 gradi. Per cui, quindi? Analogamente a quanto succede per l'aglio. Quindi sostanzialmente non andrebbe cotto. Infatti, che cosa succede? Succede che il peperoncino aggiunto agli alimenti durante la cottura perde le sue proprietà urticanti e diventa meno piccante. La bellezza del peperoncino è quella di sentire il piccante per quelli che ne sono amanti, come il sottoscritto. Volevo cedere un attimo il microfono a questo signore, così se vi alzate così vi presento rapidamente. Lei arriva da? Io vengo da Premariacco. Ed è in quota? No, io sono con il signor Maiolino. Sì, è in quota. Facciamo parte di questa associazione dei calabresi che è di Premariacco. Ma lei non è calabrese? Sì, non si vede. Ha proprio perso quasi l'accento. Sono qua dal 60, quindi... Bene. Lei invece il peperoncino lo preferisce crudo o cucinato? Beh, io ne mangio pochissimo. Quindi lei supporta Maiolino? Io guardo quando lo mangiano gli altri. Che impressione le fa? Lo butta dentro? E mi picca comunque. Andiamo avanti. Buonasera signora. Se si alza così la vediamo in tutta la sua bellezza. Salve. Buonasera. E lei invece che uso fa del peperoncino? No, a me piace un inin piccante, non tanto. Un inin è proprio friulano, ma c'è voglia di un inin? No. Insomma. Dove lo mettiamo il peperoncino? No, non crudo, ecco. Quindi lo mettiamo nel risotto piuttosto che nella pizza? Sì, insomma, in certi piatti, ecco. Questo ninin a lei piace molto. Stia ferma perché sennò mi sparisce dal video. Bene, vada. Andiamo da questo signore in parte. Buonasera. Buonasera. Lei è comodo, si alzi. Lei invece?
Io mangio poco peperoncino perché non sono portato tanto a... Ma lei ha la cravatta con i peperoncini? Sì, io vado, guardo come lo mangiano, ma lei mangiarlo... Lei guarda come... Ho capito. È furbo anche questo, sì, sì, sì. Signora, cara signora, con questo pelicciotto, ma da dove arriva lei? Dal Polo Nord. Dal Polo Nord, signora. Quindi ha bisogno di peperoncino per scaldarsi, signora. Sì, invece non lo prendo. Mai. No, perché? Perché pizzica troppo. Microfono, non sono abituata. Il microfono me lo tenga a Reana de Royale. Sì. E quindi lei non lo mangia? Non lo mangio, no. Perfetto. Non lo mangio. Lei supporta sempre la causa Maiolino? Sì. Bilancia lei la pubblicità? Me la lancia? Pubblicità. Lancia. Sì, non il microfono però. Grazie signora. Prego. Efficienza, qualità, rispetto, onestà, riservatezza, trasparenza, cooperazione, benessere. Non sono soltanto parole, sono risultati, certificati. Siamo persone, siamo al vostro servizio. Siamo Euro e Promos. Tosmania di Coseano. Il luogo giusto dove sentirti a casa, bere una buona birra artigianale e mangiare cibo semplice e gustoso del nostro territorio, preparato con passione sullo spiedo o dalla nostra cucina. Anche a pranzo, con i menù fissi. Ci trovate in via dell'Industria 30 a Coseano. Chiuso il lunedì. Con l'Internet delle cose, innovi la tua impresa e migliori risultati. Eurotech, innova la tua impresa. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine in Viale Tricesimo 200, agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. L'albergo ristorante Pizzeria da Michele a Benzone è il locale confortevole e gradevole con cucina semplice e tradizionale dai sapori mediterranei. Un ricco menù vi aspetta quotidianamente con le proposte del giorno fatte con prodotti del territorio a garanzia della massima qualità e freschezza e pizze per soddisfare ogni richiesta. Prezzo, design e qualità. GLA. Windows and Doors. Serramenti in PVC, legno e alluminio, porte ingresso e sistemi oscuranti. GLA. Windows and Doors. Statale Pontebana, chilometro 146. Fronte Fiat Pronto Auto a Magnano in Riviera. Mettici alla prova. Info su glasistemi.com. Domenica 11 dicembre alle 20.45 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, concerto benefico Gospel alle Stelle con The Voices of Victory dagli Stati Uniti. L'incasso sarà devoluto all'Associazione Comunità del Melograno Onlus. Al concerto è abbinata una lotteria con fantastici premi. Per informazioni 0432 42 849 www.asmelograno.org. Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Alpe Adria. Dal 22 novembre al 15 gennaio, 140 eventi corali in tutta la regione a cura dell'USCI Friuli Venezia Giulia. Tutti gli appuntamenti su www.uscifvg.it. La trasmissione più golosa del Friuli Venezia Giulia? Tutti con le mani in pasta, il martedì dalle 19.45. Seguiteci, i professionisti di Etica del Gusto vi illustreranno passo dopo passo le ricette più golose della pasticceria e più genuine della panetteria. Vi aspetto su Telefriuli. Il design ci affascina, ci stupisce, ci conquista.
Dal 24 novembre 2016 al 26 febbraio 2017, Alessi torna nei supermercati The Spar, Eurospar, Interspar con una collezione d'alta cucina. Ogni 20 euro di spesa riceverai un bollino da collezionare. In premio le pentole in acciaio della collezione Mami di Alessi. The Spar, Eurospar, Interspar. Il nostro meglio per tutti. Le Terme di Barba di Carinzia e l'Hotel Caravankenov sono aperti 365 giorni all'anno. Benessere e divertimento per tutta la famiglia. Rafting sui gommoni, scivoli e numerose piscine. L'Hotel Caravankenov, il punto di partenza per escursioni a piedi, in bicicletta e numerose attività all'aria aperta. Per tutta la famiglia, con mini club in lingua italiana. Vi aspettiamo al parco termale più moderno d'Austria, a 15 minuti dal confine italiano di Tarvisio, varmbad.at. Adriatica, San Giovanni a Natisone, azienda leader nella commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati. Fornisce ristoranti, sagre locali e la grande distribuzione anche con i prodotti in atmosfera modificata. Visitate il sito www.adriaticafish.it. Bene, beh, questo che vedete è tutto il pubblico di questa sera, appunto intervenuto per celebrare sua santità il peperoncino. Vi mostro ancora appunto il CD del gruppo folcloristico Pasian di Prato e ci tengo a sottolineare che c'è il supporto di Regione, Provincia di Udine, Comune di Pasian di Prato, Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, c'è la Fondazione Krupp e anche l'Unione, purtroppo, Gruppi Folclorici del Friuli Venezia Giulia. Quindi fra poco li risentiamo con il secondo brano. Però intanto, vi dicevo, proprio l'ho annunciato la scorsa settimana, è tornata la Blave di Morte ed è tornato anche il quiz. C'è il nostro Lorenzo Ferro che si presta a diteci 0432 573517 quanto è alto questo signore. Se indovinate, c'è il cesto con i prodotti della Blave di Morte anche, dovete andare poi a ritirare nella sede di via Flumignano dove c'è Martina che vi aspetta per consegnarveli. Non diamo nessun indizio. No, assolutamente. Ecco, Virgilio ti ha già fatto... Sono solo un po' più alto di te. È ecco. E io non sono altissimo, quindi ecco. Ti ha già fatto la risonanza magnetica, quindi grazie, grazie. E adesso andiamo con il secondo brano appunto del gruppo folcloristico di Pasian di Prato. Thank you.
Eccoci qua. Daria, ho detto bene prima? Hai detto benissimo. Quindi spieghiamo cosa succede fra qualche tempo a Telefriuli. Fra qualche tempo a Telefriuli scomincia Mamà. Una trasmissione che gli è dedicata a Frus, dai 3 ai 6 anni, ai 6 anni, ma se mi chiali anche che io, adesso sei anche un po' più contente. Veso capito, Mamà. Chialaile. Bene, grazie, potete accomodarvi e in bocca al lupo per la presentazione di questo Pierre Nestre. Bene. Prego, grazie. Allora, io vorrei andare un attimo da Maiolino. Se lei si alza in piedi, io la ringrazio. Meglio. Buonasera a tutti, intanto. No, rifacciamo. Vede che ha un microfono qua. Ah, il microfono serve a questo. Bravissimo, Maiolino. È rosso come il peperoncino. Sì. Allora, mi racconti, cioè, cosa la porta? È una sofferenza o no, quando lei si riempie la bocca di peperoncino? Beh, bisogna essere sinceri. Allora, il peperoncino è buono, sono stati bravissimi a spiegare tutte le sue gli effetti, le capacità, la sostanza, ed è un qualcosa che io consiglio a tutti, perché io lo posso, come dire, dopo che mi ricordo da bambino, ecco, io avevo forse 8 anni, già lo mangiavo perché mi è sempre piaciuto. Quindi io sono nato in Calabria, precisiamo anche questo, a 13 anni di età sono approdato in Friuli. E beh, noi calabresi con questa associazione abbiamo inserito l'associazione appunto del peperoncino di Iupi, che ci conoscevamo già, di cui loro ogni anno fanno più di qualche gara, due gare precise appunto, signor Iupi, di peperoncino. Io sono presidente, fra l'altro, di questa associazione, noi calabresi con gli altri, e in questa manifestazione lui mi ha pregato di partecipare, perché neanche io sapevo in realtà quando ne mangiavo. Sono un mancione, ma di altre cose. Peperoncino lo mangio normale. E in questa gara mi sono reso conto anch'io, insomma, a meraviglia, che mangiavo, non finivo più. Quindi da quella volta mi sono reso conto che, fra l'altro, ho pochi rivali, perché ogni volta che ho gareggiato ho vinto sempre. E poi, capendo il meccanismo, una volta vinto in regione si va a Diamante, che c'è l'accademia, la sede centrale del peperoncino, una bellissima cittadina sul mare, sul Tirreno. Bene, lì si svolge questa gara, una festa meravigliosa, e in questa gara mi sono subito affermato nel 2004, mi sembra la prima volta, con 750 grammi, e poi insomma ho vinto sempre, non tengo i conti. Ecco, appunto, da precisare questo, c'era un record che ormai da 16 anni mi sembra un certo Del Vecchio. Noi l'avevamo battuto, scusami, l'avevamo già battuto qui in Friuli e non ci è stato mai riconosciuto. Ecco. E allora, tre anni fa, ho preso la mia squadra di mangiatori. Sì, facciamo lui parlare lui che è l'organizzatore. No, io non mica perché lui. No, no, è giusto, perché lui tu è presente. Uno alla volta, però. Sì, prego. Lui è presente, abbiamo detto, siamo andati in tre in giù, no? In un giorno solo, dopo aver mangiato un chilo, il suo record di Udine è di 1,58 kg, e noi non ce l'hanno mai classificato. Tre anni fa io ho detto a Maiolino, vogliamo andare giù insieme e cerchiamo di battere questo record che dura da 18 anni giù, e ce ne veniamo così si parla solo di Udine. Lui aveva già vinto con 7,80, però il record era 8,30. È ancora vivo? Tre anni fa siamo partiti. I tre eravamo insieme a un udinese, Doc Beltrame, a fianco. Siamo andati giù, abbiamo incominciato a fare la gara. Prima della gara ho chiamato il presidente nazionale, e lui lo può confermare. Ho detto, sono venuto io personalmente la prima volta giù. Convinto, A vedere come si fa, perché ogni volta io non ero mai stato. E ho detto, veniamo a prenderci il record e lo portiamo a Udine. Perfetto. Maiolino, vedo che qua ci sono circa 50 grammi. Anche qualcosa di più. Le va di fare uno spuntino? Non c'è nessun problema. Mi invita a pranzo, insomma. Vada, mangi pure. Intanto sì, io rispondo al microfono. Lo metto. Microfono di a me. Lei intanto vedrà che la telecamera lo inquadrerà. Lì ci sono più di mezzo etto. Praticamente, però a Diamante viene messo dell'olio. Olio e panne, sì. Ecco, a Diamante nella gara viene messo dell'olio.
E poi c'è del pane per chi insomma vuole anche mangiare un po' di pane. Quindi solo questo è permesso, non bere niente, olio e basta. Buon appetito. Quindi io stasera non ho neanche cenato, mi invitano qua, mi fanno far colazione col peperoncino. Ecco, vediamo chi buon appetito. Vediamo. A questo punto. Buono. Come scusi? Buono, sì. Non diventa neanche rosso lei, però. Quello, il peperoncino rosso. Si deve ancora riscaldare, perché lui incomincia a riscaldarsi dopo il mezzo chilo. Ma, vada, andiamo da lei un attimo, mi diceva, così... I nostri record sono di 18 piattini, a testa. Anche loro. Loro hanno mangiato 900 grammi. 900 grammi, microfono. Usiamo bene il microfono. 900 grammi. Lei cosa fa nella vita? Cosa faccio? Sì. Carrozziere. E lei invece? Bancario. Tenga. Bancario. Che mestiere, eh? Buono. Si rilassa così con il peperoncino, eh? Sì, sì. Buon appetito. Guarda, proprio è sciolto, come se mangiasse mozzarella questo. vediamo un attimo, poi se rispondiamo al telefono promesso. Maiolino, mi può raccontare le sue sensazioni al palato, prego? Vabbè che non si parla con la bocca piena. Allora, digerisca che io intanto rispondo. Pronto? Pronto? Chi è? Buonasera. Salve. Buonasera. Mi chiamo Sabrina e chiamo da Castiglione di Strada. Allora, lei mi fa una cortesia. Abbassa il volume del televisore. Sì. Brava, vede che mi sono accorto che lei sta facendo l'effetto Vaticano. Sì. Ecco, sì. Bravissima. Se mi alzate il volume così sento. Pronto? Sì, pronto? Ecco, mi dica. Ci sono. Io chiamo per l'altezza del Signore di Mortegliano. Vediamo, secondo lei quanto è alto? Sì, 1,93 m. 1,93 m. Potrei giocare io nella GSA a basket, no, signora. No, da dove ci chiama? Da Castiglione di Strada. Perché mio marito di Mortegliano e conosce il Signore, è lui che mi ha suggerito. Ho capito. Lo conosce probabilmente per altri motivi. Grazie. Niente, buonasera. Arrivederci. Vediamo ancora, no? Forse ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. E quindi? 1,75. Siamo fuori da ogni grazia di Dio, signora. Da dove ci chiama? Da Nespoledo. No, è sbagliato. Grazie. Salve. Arrivederci, grazie. Allora, lei è... Beh. Adesso volevo spiegare questo, perché sì, se no l'informazione è sbagliata. Proprio su quello che hanno detto i dottori, è un eccitante, cioè praticamente io in questo momento la mia circolazione è molto più veloce. Posso? Sì, no. Non la vedo distratto. No, distratto perché non voglio che parlino, mi dà fastidio. Praticamente adesso è come aver fatto una corsa, è come aver Ma lei sta sudando in questo momento. È sicuro, perché la circolazione va in attivo. Per questo che fa bene, attiva la circolazione e quindi ogni volta che uno suda vuol dire che fa del movimento, fa della ginnastica. Io la faccio seduto, mangiando il peperoncino, quindi vedete com'è comodo. Uno può attivare tutte quelle che sono le funzioni dell'organismo senza camminare. Ah, sta aumentando la sudorazione. Sì, aumenta sempre di lei più. Sta continuando a correre. Sì. Poi c'è un'altra cosa, mantiene giovani. Io. Quanti anni ha lei? Lei voleva far indovinare l'altezza. L'altezza. Dica quanti anni ho io. Vuole che lo aggiungiamo nel quiz? Potrebbe. Potrebbe. Quanti anni ha Maiolino? Io. Allora, cosa vincono? Deve mettere lei in palio? C'è tante di quei peperoncini. Ho visto che i dolci non li vuole mollare. No, però. No. Quelli me ne però c'è una scelta vasta. Quindi c'è a cena con Maiolino? Le offre una come cena. No, volentieri, bene. Volentieri, allora, è uno scherzo. No. Una borsa di peperoncino e una cena con Maiolino. Quindi 0432573517 dovete dirci quanto è alto il signor Ferro e quanti anni ha Maiolino. E non mi coloro i capelli, Non si colora i capelli. Ecco, importante. No, non l'ho neanche pensato, guardi. Vuole lanciare lei la pubblicità? Però prima, anzi, chiedo alla regia di buttazione, abbiamo un servizio di una manifestazione importante che si è tenuta nel fine settimana a Butrio, quindi c'è questo servizio che è stato realizzato dal nostro Carmine Sicondolfi. Grazie regia.
Ancora Butrio nel cuore e l'amicizia con la Croazia, con l'Austria e con la Slovenia a questa Santa Barbara, una cerimonia come sempre perfettamente riuscita. Grazie per le sue parole. Quello che vedete oggi è il lavoro di diversi anni che questa associazione, con un gruppo di gente qui della comunità e degli artiglieri di Butrio, hanno cercato di coinvolgere queste comunità, che dopo non è soltanto questa cerimonia qua, ma ci sono dei scambi culturali enormi, sia della corale sia sportivi, che ci frequentiamo da ambo le parti. Questo avviene in un momento particolarmente delicato per quelli che sono gli equilibri delle guerre un po' in tutto il mondo. Questa operazione così di comunità insieme a paesi anche d'oltre confine fa sì che ci sia un interessamento per quello che è un bene comune, che è la pace. Puma, pulizie e manutenzioni. Ci trovi in via Marconi 81F a Tavagnacco. L'impegno porta i risultati. Noi vediamo giallo-blu! Ti aspettiamo per le prossime sfide allo stadio, manchi solo tu. Ti aspettiamo alle prossime partite. A stadio tu manchi il nome tu. In Megavision abbiamo deciso di sostenere il calcio femminile. Fallo anche tu. Vieni allo stadio. Problemi con i regali natalizi? Te li risolviamo noi. Vieni a trovarci nei nostri spacci di Fagagna e Gemona e scegli quali dei nostri gustosi prodotti e altre specialità friulane inserire nel tuo cestino regalo adatto a tutte le tasche. Latteria Borgo Paludo, tradizione e qualità. www.latteriaborgopaludo.it. Questa roba fa pena! Me la rifate tutta stanotte e domani mattina me la riconsegnate, altrimenti stavolta io vi sbatto fuori! Soggetto localizzato, la missione 70 giorni nello spazio può cominciare. 3, 2, 1. Vorresti avere 70 giorni senza il tuo capo? È impossibile! Ma con Sara puoi avere 70 giorni gratis di assicurazione auto. Fai una quotazione su sara.it o in agenzia. Istruzioni per la sintonizzazione. 1. Entrare nel menu installazione. 2. Provare con la ricerca automatica. 3. In caso di problemi selezionare la ricerca manuale selezionando il canale 46 o la frequenza 674 MHz. 4. Ricordarsi di confermare la memorizzazione in uscita dal menu di ricerca. 5. In caso di ulteriori problemi accertarsi di aver selezionato Italia come paese nel menu installazione e rifare la procedura. 6. Potrebbe essere necessario selezionare le impostazioni di fabbrica e poi fare la ricerca automatica. Autotechnics di Buia, da oltre 30 anni opera nella carpenteria media e leggera, nelle lavorazioni meccaniche di tornitura, fresatura e nella fornitura di gruppi assemblati. Professionalità e dedizione al lavoro ci permettono di offrire un servizio accurato nel rispetto delle tempistiche. Autotechnics Italiana SRL. Si narra di una bambina che voleva raccontare una storia meravigliosa. Collezionava ogni parola che ascoltava. Un giorno fu affascinata da un suono. Pavel lo scrisse prima che volasse via e corse al suo luogo segreto. Alle statiche volte che il furlan alla disvelade tutta la sua magia. La lingua furlana è il vero nutrimento al cervello. Sia il furlan, sia il lonchiascuele. Eccoci, allora dialogano, siamo in diretta ma dialogano. Allora, ciao Schigno, sono Max Pittino di Montenas, volevo mandare a tutti voi presenti in studio un cordiale e caloroso saluto. Buonasera a tutti, come promesso buon compleanno marconista di casa, ti vogliamo tanto bene. Marconista? Chissà chi è,
Sarà. Un grosso saluto, un grosso abbraccio a Nicola e ai ragazzi della Straballo. Per Marco, ciao bella, ecce Antonella. Chi è Marco? E questi sono tutti i messaggi in codice. Saluti al Beppo, gli amici del Picanto, Dennis e Luigino. Questo è per un saluto al gruppo folcloristico da parte di Loreno. Buonasera, chiamavo per... no, tu non chiamavi, scrivevi. Devi chiamare 0432 573517. Allora, vorrei andare un attimo dal signor Glerean, dell'azienda Adriatica di San Giovanni al Natisone. Buonasera Glerean. Buonasera. Allora, secondo lei, allora intanto dobbiamo spiegare che cosa fa la sua azienda San Giovanni al Natisone. Sì. La nostra azienda commercializza prodotti ittici freschi e surgelati in Italia e non, la maggior parte di fuori dell'Italia. Andiamo a servire ristorazione, pescherie e alcuni grossisti. Ecco, i prodotti che servite quali sono? Ma quello che abbiamo comprato qui oggi è un progetto partito 3 anni fa e praticamente diamo dei prodotti confezionati ai supermercati che sono sprovvisti di reparto pescheria. Da dove arriva questo pesce? Ma noi cerchiamo una parte di avere prodotto dell'Adriatico qua locale per avere anche poi diciamo una durata maggiore del prodotto e alcuni prodotti tipo il salmone o altre cose vengono chiaramente dai paesi del nord. Ecco Glerean, tu dici San Giovanni Natisone Manzano e pensi ovviamente al prodotto legno. Sì. Lei invece ha detto faccio una cosa assolutamente diversa, nasce quando? No, noi, la società è formata da me, mio fratello a livello familiare, poi è entrato anche mio suocero. No? Noi siamo originari, abitiamo a Carlino ma abbiamo lavorato a Marano. Poi il cuore mi ha portato diciamo, a abitare a San Giovanni Natisone. Quindi e lì... lei parte da Carlino, sì. Dista pochi centinaia di metri da Marano. Esattamente, sì. Ho sì, capito. Sì. Come siete strutturati? Come è strutturata la vostra azienda? Ma adesso noi siamo partiti, io e mio fratello, nel 2008. Adesso in tutto con agenti, insomma il personale, i collaboratori, siamo in 23 persone. Adesso siamo diventati una bella realtà, stiamo crescendo di anno in anno, è insomma una cosa positiva. Senta, qual è il paese che vi dà più soddisfazione? Lei ha parlato che ormai avete oltrepassato e come... Beh, noi siamo partiti inizialmente con l'Austria, dove siamo presenti 2 giorni a settimana in tutte le città dell'Austria, il Sud Bayer, quindi il tratto da Salisburgo fino a Monaco, Bratislava in Slovacchia e da un anno a sta parte anche Amsterdam. Infatti la scorsa settimana abbiamo fatto proprio una fiera ad Amsterdam sulla gastronomia. Questa è di parte, ma quando dice che arriva dal Friuli cosa le dicono? Sano dov'è? No, io la maggior parte dei clienti che noi andiamo a rifornire, l'80% sono comunque ristoranti italiani che sono presenti all'estero. Comunque okay. Abbiamo clientela maggior parte italiana. Prossimo anno dove avete un paese dove vi farebbe piacere essere presenti? La Svizzera. Prossimo anno il progetto è entrare in Svizzera, sì. Le faccio ancora una domanda e poi la saluto. I controlli che vengono effettuati su questo prodotto? Beh, c'è una serie di analisi, perché le dico, un progetto è partito 3 anni fa, ma il progetto è partito 3 anni fa, ma la produzione forse 1 anno e mezzo fa. Cioè ci sono diversi passaggi e step per arrivare a fare un prodotto così. Ho capito. 23, quindi lei ha creato anche occupazione, no? Sì, sicuramente. È facile trovare addetti? Su questo settore particolare no. Sta cercando personale o no? Così magari utilizzi? Ma guardi, se c'è qualcuno del settore ben venga, sì. Quindi Adriatica, San Giovanni al Natisone, saluto il signor Glerean, spero di riaverla. Grazie. In studio. Allora, noi adesso siamo pronti, lanciamo la rubrica firmata dal nostro Enzo Drius. Sì. Lei sentito a contare di un teostario, non lo conoscevi, però mi ha tanto piaciuto che lei segnale. E lui diceva, io di frutto, ho ieri un troppo di amici che usavo in di miedi. E il più fortunato, il più bello, il più simpatico faceva il dottore. Dopo avere un altro che faceva l'infermiere. Dopo avere un che faceva in guida l'ambulanza. Orpo, e tu se facevi tu? Il più scaloniato di tutti mi obbligavi a fare le sirene di ambulanza. Tony, hai saputo che ti è mancato le femmine.
E sei passato io per lì. Sai di fare come ho fatto io? Certo ho fatto. O hai inneato il displace, te sniape. Orpo, io non posso. Par via. Non ha tu sniape. No, no, no. Non hai displace. Eccoci. Allora, loro sorridono, parlano, ma sono timidi. Il meno timido, a quanto pare, è Antonio Ciani. Buonasera Antonio. Buonasera. Questo applaude, perché è la sua morosa, hai capito? Perché vogliamo applaudire Antonio Ciani? Applaudiamo Antonio Ciani. Bene. Grazie, grazie. Allora, questi barattolini, da cosa nascono, Antonio? Ma questi barattolini nascono da una piccola passione, che è quella del peperoncino. Ormai c'è poco da raccontare sul peperoncino, i ragazzi qua sono stati molto esaustivi. Questi sono praticamente dei prodotti che facciamo in maniera del tutto artigianale. Abbiamo una piccola coltivazione di peperoncino a casa, un po' in vaso, un po' messa a terra nell'orto, e abbiamo deciso di fare questi piccoli vasetti di marmellata. E la ricetta mi era stata data da mio cugino, che l'aveva portata dall'Abruzzo, a dire la verità, e poi l'abbiamo trasformata in questi vasetti di peperoncini hot e super hot, che sono sette qualità. Hot e super hot. Sì, peperoncini super hot sono le categorie che fanno parte, adesso correggetemi se sbaglio, del Capsicum e Chinense, che è la categoria più piccante, insomma. E gli altri fanno parte, ci sono altre quattro categorie che adesso non ricordo tutti i nomi, e sono i peperoncini più piccanti, insomma, in scala. Scusa, ma da cosa nasce questa passione? Ma soprattutto dal piccante. Il piccante è anche un po' per tutti, anche un po' una sfida del piccante, assaggiare, mettersi un po' alla prova, come fanno i signori qua che fanno le gare. Insomma, il piccante è anche un po' questo, oltre ad avere degli ottimi sapori, perché sono tutti peperoncini molto fruttati, ognuno ha il suo sapore, sono molto buoni, anche al palato. Che si accompagnano bene con che cosa? Vedo il formaggio. Noi abbiamo portato, mio amico Giuseppe adesso taglierà alcune fette di formaggio, di latteria normale, e si accompagnano benissimo con i formaggi, con latteria, con i pecorini, con i caprini, con tutte queste cose. Oltretutto con gli affettati, anche con le carni lesse, i bolliti, insomma, tutte queste cose qua. Perfetto. La lavorazione è finita per quest'anno? Per quest'anno è finita, abbiamo fatto circa 700 vasetti, per cui basta. Giuseppe, due parole, visto che lui non lo dice, ma sa cucinare molto bene. Che pietanza si abbina molto bene il peperoncino? Ma col peperoncino, a parte i formaggi, ci può star bene anche una buona tartare, che può essere anche di carne o anche di pesce. Dopo, ovviamente, nelle classiche ricette dell'olio, aglio, peperoncino o con la selvaggina. Un'altra particolarità, mangiandolo con i formaggi, il formaggio ha questa proteina che si chiama caseina ed ha la particolarità di spegnere un po' il fuoco in bocca. Infatti, quando si fanno le gare dei super hot, che la bocca va veramente in fiamme, si accompagna con un bicchiere di latte, perché attenua il fuoco in bocca. E anche lo yogurt. Anche lo yogurt, tutte le mozzarelle, tutti i prodotti freschi a base anche di latte. Anche la birra. E anche soprattutto la birra. Passiamo un attimo, giusto due parole, Amanda. Sì, Amanda. Senti, che cosa significa avere un moroso che ama il peperoncino? Vuol dire che è un uomo più coraggioso degli altri? Sì, più caldo. Più caldo. Non ho niente da aggiungere. Ma il peperoncino, cara, ti ha stregato assieme alle qualità di Paternoster? Prima Paternoster o prima il peperoncino? Bella domanda. Prima Paternoster. Sempre sia lodato. Bene, ottimo. Adesso, caro, vi chiederei, so che adesso devono preparare qualcosa, vi chiedo un crostino per la carbone, che so che fate voi in coscienza. Facciamo cosa suggerisci? Un buon? E poi andiamo a...
secondo le tue direttive, un buon Carolina Reaper. Grazie, grazie. Molto molto bene, molto bene. Carbone verrà servita al momento e vogliamo vedere la sua reazione una volta tanto. Due telefonate, pronto? Pronto? Prego. Pronto? Sì, sono qua. Sì, volevo dire per l'altezza del signore lì. Sì, da dove ci chiama? Da Prata di Pordenone. Buonasera. Quanto è alto? Vieni, vieni. Quanto è alto quest'uomo? Quell'uomo è alto 196. 100? E 96. No, no. Io devo cominciare a aiutarvi. È troppo, sennò vorrebbe dire che sono veramente un gigante. Io non sono un gigante. Grazie allora a questo signore che si chiama da Prata di Pordenone. Vediamo se avrei ancora una telefonata. Pronto? Hello? Prego. Buonasera, chiamo da Udine. Sì. Potrebbe essere 1,87 m? Quasi signora, 87. Mi dispiace. 87, non è proprio questo. Mio Dio. È giusto? È giusto? Ah, ok, è giusto. Signora. Bene. Stiamo... Pensi... Cioè, io la stavo chiudendo, di grazia che l'amico qua mi ha bloccato. Perché... Ah, ecco. Allora, guardi, ha indovinato, adesso facciamo la prova adesso con Mariolino, eccola qua, Blave di Mortean, e quindi vediamo se veramente ha indovinato. Sicuramente ha indovinato, però è necessario, senza provocare un trauma cranico, eccoci qua. 1,87. Signora, grazie. Grazie a lei. Allora... Da domani mattina questo cestino viene prelevato e verrà portato appunto nella sede della Brava di Mortean, e quindi può recarsi a ritirarlo. Signora? È svenuta. Ah, no, è qui? No, ci sono. Ecco, però mi dia qualche cenno di vita, perché sennò mi preoccupo. Io sto parlando, ma probabilmente lei non mi sente. Può anche essere, signora, non siamo infallibili. Quindi, allora, il cestino va a ritirarlo domani mattina a Mortegliano, in via Fumia. Eventualmente, io lavoro, posso mandare qualcun altro? Dio, come si chiama lei? Antonella. Cognome? Preferirei non dirlo. Bene, Antonella, e va bene. Voi avete tutti chiami i dati. Chiami prima la Brava di Mortean. Va bene. Benissimo. Abbiamo anche il numero. Abbiamo il suo numero, sì, lo diamo a Mariolino. Benissimo, grazie mille. Grazie. Grazie. Arrivederci. Buonasera. E noi adesso ci fermiamo qualche secondo per la pausa pubblicitaria. Riprendiamo con un sorridentissimo Nicola della Straballo Band. A tra poco. L'albergo ristorante Pizzeria da Michele a Venzone è il locale confortevole e gradevole con cucina semplice e tradizionale dai sapori mediterranei. Un ricco menù vi aspetta quotidianamente con le proposte del giorno, fatte con prodotti del territorio a garanzia della massima qualità e freschezza, e pizze per soddisfare ogni richiesta. Il design ci affascina, ci stupisce, ci conquista. Dal 24 novembre 2016 al 26 febbraio 2017, Alessi torna nei supermercati De Spar, Eurospar, Interspar con una collezione d'alta cucina. Ogni 20 euro di spesa riceverai un bollino da collezionare. In premio le pentole in acciaio della collezione Mami di Alessi. De Spar, Eurospar, Interspar. Il nostro meglio per tutti. Cosatto Legno a Varmo. Qualità superba, bellezza eterna, azienda certificata e personale qualificato. Risparmia energia e guadagna in comfort. Innovazione, infissi e arredi su misura. Il nostro lavoro è la nostra passione. Ci trovi a Varmo in via dell'Olmo 17, www.cosatolegno.com. Efficienza, qualità, rispetto, onestà, riservatezza, trasparenza, cooperazione, benessere, non sono soltanto parole, sono risultati, certificati. Siamo persone, siamo al vostro servizio. Siamo Euro e Promos.
Calligaris. Design italiano nel mondo dal 1923. Vieni a trovarci nei Calligaris Shop di Udine, Manzano e Pordenone o su calligaris.it. Divertiti con la cattiva stagione. Scegli gli pneumatici Winter della gamma Pirelli. Prestazioni elevate in tutte le condizioni invernali. Da Pneus Friuli a Feletto Umberto in via Enrico Fermi 63. Telefono 0432 570993. Dal 1 ottobre al 30 novembre fino a 80 euro di sconto. Nicescar, un marchio, una garanzia. La nostra passione per la vostra auto. L'officina qualificata vi garantisce massima efficienza prima e dopo l'acquisto. Da noi trovate l'usato come nuovo. Una squadra al vostro servizio. Adriatica, San Giovanni a Natisone, azienda leader nella commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati. Fornisce ristoranti, sagre locali e la grande distribuzione anche con i prodotti in atmosfera modificata. Visitate il sito www.adriaticafish.it. Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Alpe Adria. Dal 22 novembre al 15 gennaio, 140 eventi corali in tutta la regione a cura dell'USCI Friuli Venezia Giulia. Tutti gli appuntamenti su www.uscifvg.it. Impresa Fratelli Capellaro, specializzata da oltre 20 anni in riqualificazioni condominiali, tinteggiature edili, sistemi a cappotto e coperture. Approfitta delle vantaggiose detrazioni fiscali. Dai valore al tuo condominio. Le pratiche le paghiamo noi. Ci troviamo a Mortegliano, www.impresacappellaro.it. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili. Eccoci con voi. Allora, voglio fare anche il cameriere, servo questo leggerissimo pezzettino di formaggio con questo leggerissimo pezzettino di peperoncino e lo voglio servirlo alla carbone. Chiederei ai miei colleghi di riprendere la carbone mentre... Grazie carbone, prego. Grazie Daniele, sei molto gentile. Sì, grazie, lo assaggio per tutti quanti. Prego, buon appetito. Grazie. Vada carbone, grazie. È un buon profumo, sì. Lasciamo che la sostanza faccia il suo effetto. Buonasera, lei ha il microfono? Lei cosa fa nella vita? Ha un ristorante. Sì. Che, e quindi che peso ha il peperoncino nel suo menù? Beh, un bel peso, viene abbinato a tanti piatti, soprattutto ai primi piatti, a paste, alle zuppe, di pesce anche, come si parlava prima. Che il cosa signore le viene meglio, il primo o il secondo? I primi piatti. Il peperoncino non è per tutti però, no? No, secondo me non è per tutti. Dipende. Ma è più femmina o più maschio il cliente che sceglie il peperoncino? Sembra di no, anche tante donne si piace il peperoncino, sì. Lei ha ristorante dove? Areana. Signora, buonasera. Sì, io sto un saluto, Buonasera. Come sta? Bene. Il microfono però, me lo tenga bene bene. Ah, bene. E lei invece? Che rapporto ha col peperoncino? Un pochino. Eh? Poco. Poco? Poco, non mi, io lo maneggio, ma... Come lo maneggia, signora? Perché cucino. Sì, appunto. Ma che pietanze prepara nel suo ristorante? Vede che l'ho fatta parlare, dai. Dunque, io sono la mamma del signore che ha parlato adesso. Sì, lo dica anche sorridendo, dovrebbe essere orgogliosa che è sua mamma, no? Sì, certo. E quindi lavoro cosa... in cucina. Benissimo. E faccio da mangiare, naturalmente, sì, per che i clienti. Pietanze, signora, come lo trasforma? Pesce, carne. Pesce. E dove lo mette? In che tipo di pesce? Bianco, non bianco? Il peperoncino. Sì. Uso più che altro quello fresco. Sì. In modo che dia... Non lo uso, non metto tantissimo, poco, giusto per dare quel sapore un po'... Non deve essere invadente, no? No, assolutamente no. No, signora, dica almeno buonasera però. Io passo, non è mica il gioco dell'oca, scusi. Sì, buonasera, sì. Salve, come sta? Bene, grazie. Bene. Lei cosa fa nella vita? Mangia tanto peperoncino o no? Poco.
No, Yuppie ha fatto un gesto, ma è come che lo mangia. Yuppie lo mangia o no sto peperoncino? Lo mangia, sì. Ho ogni capito. Tanto. Lei sì, da calabrese, calabrese, doc. È calabrese, sì. Che mangia poco calabrese, sì, sì. Mette peperoncino la... anche nel caffè latte la mattina. Appunto, se non lo mangia lei, chi lo e io mangiare? Sono costretto, vedi, a produrre peperoncino perché... Uso privato, no? Uso privato. Sì, uso privato. Sì. Andiamo con il straballo. E noi ce ne andiamo dritti dritti negli anni Ottanta. Andiamo. Così la nostra Angela ci dà una mano con i cori da seduta. Si è scaldata la voce con il peperoncino. Prego. Dai, dai, dai. Fuori la voce, che questa ce la cantiamo assieme, in studio e anche da casa. Live con la Traballo Band a Tele Friuli. Se sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei l'uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo d'amico, se non puoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo, comprami, io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile, ma un po' d'amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia mi serve per andar via. Dai, un po' di peperoncino live con la Straballo. Sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei l'uomo sbagliato, se non sei mai stato un artista o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo d'amico, se non vuoi restare da solo, vieni qui, la cantiamo assieme, dai, comprami. Sono in vendita e non mi credere e non irraggiungibile, ma un po' d'amore un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia mi basta per venir via. Con la Straballo Band, www.straballoband.it. Felicità è una canzone pazza che cantare mi fa, una musica che prende che parlare mi fa. Felicità. Grazie. Allora, le impressioni a caldo di Angela Carbone. Benissimo. Sembra che abbia fatto la maratona di New York. Com'è Carbone? Mi ha stimolato. Ma che? Mi ha stimolato il cuore. Ah, il cuore. Ecco, quello che diceva sì. Bobo. Benissimo, è finito, sì. Non si preoccupi. Sto benissimo comunque. Comunque volevo giusto dire una cosa. Che circa una ventina, io sono di Torino. Sì, lo sappiamo, penso sì. Che tu l'abbia detto almeno 100 volte. Sì, comunque... una ventina d'anni fa ho portato sì. Proprio alla conoscenza il piatto dei formaggi ai miei amici friulani con le marmellatine di frutta e peperoncino. E com'è andata? Benissimo. Benissimo. Poi un altro crostino? Sì, potrei anche mangiare. Ragazzi, possiamo preparare con una dose doppia? No, così... no, offritegliela a Daniele, adesso no, questa volta fa bene a Daniele. Non posso. Allora, andiamo, Milville, tu mangi peperoncino? No. Non ti piace? Benissimo, andiamo dalla coppia Sicula. Buonasera. Buonasera. Come state?
Bene, grazie. Senta, abbiamo parlato tanto di Calabria e peperoncino. E in Sicilia, se vi alzate in piedi, meglio. Grazie. Sì, anche in Sicilia viene molto consumato il peperoncino. Lei come lo usa? Vengono preparate delle salsicce con il peperoncino, finocchietto selvatico, pomodoro. Lo uso anche nelle pietanze calde come legumi e minestre. Lei approva? Sì. Beata allora che gliele fa sua moglie, no? Grazie degli arancini, tra l'altro. Che Dio vi benedica. Mangiati la scorsa settimana alle 2:15. Molto bene. Andiamo giù, grazie. Buonasera. Signora. A me? Sì, signora. Solo se si alza in piedi, faccia finta di essere in palestra. Oh, sì, va bene. Maria Cristina. Io mangio il peperoncino. Lì? Lo mangia? Sì. Guarda, bella questa, sì. Comunque in casa è mio marito che lo fa e facciamo sempre aglio, olio e peperoncino, però con un po' di acciuga dentro. Ah, proprio? E poi, signora, sì. Cosa succede? Niente, si sta bene. Si sta bene. Da dove arriva che ha così premuto? Io? Sì. Da Forni di Sopra, però abito a Montenars. Il papà è meridionale, marito marchigiano. Di dove? Meridionale? Della provincia di Salerno. Di Salerno. Sera. Se vi alzate già in piedi così accorciamo i tempi. Buonasera. Lei guardi là. Sì, guardo là. E quindi? E quindi io non lo mangio il peperoncino, però faccio quelli piccolini rotondi ripieni con il tonno. Col tonno? Una ricetta di una mia amica meridionale. Fatto come? Tonno, origano, un po' di aglio, cioè bisogna pulirli bene, sì. C'è tutto un... No, non li scotto. Non li scotta? No. Adesso si è aperto il dibattito. Cioè, è un segreto. Segreto? Carbone, non si faccia gli affari suoi. Salve, signora. Buonasera. No, peperoncino non troppo, un pochino, ogni tanto, quando soprattutto ci sono gli amici, perché si sta bene insieme, questo aiuta e scalda l'ambiente. E scalda l'ambiente. Cosa fa nella vita? No, ma perché vi alzate e passate così? Cosa fa nella vita lei? Casalica. Si è vestita apposta per la trasmissione? Sì. Grazie. Di rosso. Salve. Buonasera. Lui buonasera. È l'uomo, lui è il chimico. Sì, faccio, sì, la mia professione è ormai da 30 anni l'informatore medico qua in provincia di Udine per un'importante azienda chimico-farmaceutica italiana. Ecco. Senta, il medico prima ci ha già dato degli elementi. Me ne dia anche lei qualcuno, perché fa bene? Ma il fatto che fa bene è collegato alla battuta che ha fatto prima Maiolino e che faceva anche lei. Ma Maiolino, mi sembra che lei sta già cambiando colore. Infatti il cambiamento di colore, questo ruber, questo colorito rosso, è dovuto a un semplice fatto che la capsaicina va a stimolare un particolare recettore, un oxicettore, che è deputato a proteggere il nostro corpo dalla temperatura, dal calore. È un po' come se noi andassimo ad accendere la luce anziché col dito, una lampadina rossa di pericolo, anziché schiacciare col dito, schiacciassimo col gomito. La luce non si accorge che abbiamo schiacciato col gomito, si accende ugualmente. Per cui questa stimolazione della capsaicina produce nel cervello una sensazione di attenzione, c'è un'ipertemperatura e quindi inizia a sudare, dilati i capillari periferici e quindi colorito rosso, sudore, ma di per sé non lo stimola la sostanza, è il recettore che crede di essere ingannato da una ipertemperatura. Non aggiunga altro però. Ecco. Grazie, lei è stato sintetico e molto chiaro. Grazie. E questa coppia invece? Signora, almeno buonasera. Ecco, ha già appaltato il microfono. Buonasera. E lei che fa? Io? Sì. Non cucino. E di cosa vive? Scusa, l'amore? Io no, faccio cucinare gli altri e mangio tanto. Quando uso il peperoncino, io personalmente lo uso per camuffare una pietanza mal riuscita. Allora uno dice, pizzica troppo, ho esagerato col peperoncino. Di solito funziona. Lei è diabolica però. Molto. Crudelia. Chi è l'uomo che ha a fianco? Buonasera a tutti. Buonasera. Guardi Virgilio, sì. Guardi che ripresa combattica. Allora, eccezionale, peperoncino è fantastico, sì. Però con moderazione. Io sono d'accordo col ristoratore, non deve andare oltre coprire gli altri gusti.
E difatti qua siamo in contrasto con la mia moglie, chiaramente, no? Perché lei lo usa per nascondere appunto. Per gli errori, no? Io invece sono più delicato. Ecco, che cosa non sa cucinare proprio? Diciamolo in diretta. No, cucina benissimo in realtà. Paura, perché pasta in bianco, se no domani. Pasta in bianco. Che mestiere fa lei? Insegnante. Insegnante. Sì. Perfetto. I ragazzi si parla del peperoncino alla mela? Beh, certo. Sì. Lei è un sostenitore? Sì, sono sostenitore. Iuppi è venuto a scuola da noi. È Guarda che domanda telefonica, che non lo sapevo. Sei andato a scuola? Sì, da piccolo. Adesso, no, devo dire che stiamo collaborando, stiamo collaborando con lo Stringer, perché il signore fa parte dello Stringer, dove poi c'è l'ingegnere Arpino, che è presidente della LIT, che può dire... La nostra, hanno fatto anche un libro, i ragazzi, dove noi stiamo proponendo con la LILT il promuovere della dieta mediterranea, mangiare bene ai ragazzi giovani per le scuole. Lui ci ha dato sempre una mano, e in più anche io non posso dire queste cose che sono loro che fanno, però collaboriamo con, facciamo in mese di marzo una staffetta con le scuole, dove per pubblicizzare un po' la LILT, e dove loro dello Stringer, che lui personalmente, riescono a portare via tantissimi giovani a partecipare. Perfetto, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e poi riprendiamo con un brano degli Straballo e sulle vostre note le immagini che ci sono state fornite da Arpino, che raccontano un po' l'attività appunto dell'Accademia del Peperoncino. Pubblicità tra poco. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili. Si narra di una bambina che voleva raccontare una storia meravigliosa. Collezionava ogni parola che ascoltava. Un giorno fu affascinata da un suono, Pavel. Lo scrisse prima che volasse via e corse al suo luogo segreto. All'estate in che volte che il Furlan alla disvelade tutte la sua magia. La lingua furlana è vero nutrimento al cervello. Sia il Furlan, sia il anche a scuole. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Puma, pulizie e manutenzioni. Ci trovi in via Marconi 81F a Tavagnacco. L'impegno porta i risultati. Hai visto che pancia che hai messo su? Fa un po' di movimento, magari dando una mano in casa a mia figlia. Sono il pilota che hai sempre amato. Voleremo insieme in luna di miele per 70 giorni. Vorresti avere 70 giorni senza tua suocera? Impossibile! Ma con Sara puoi avere 70 giorni gratis di assicurazione auto. Fai una quotazione su sara.it o in agenzia. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta. 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine, in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero. Nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Noi vediamo giallo-blu! Ti aspettiamo per le prossime sfide allo stadio, manchi solo tu! Ti aspettiamo alle prossime partite. A stadio tu manchi il nome tu. Ascolta anche tu! Vieni a stadio! In Megavision abbiamo deciso di sostenere il calcio femminile. Fallo anche tu. Vieni allo stadio.
Problemi con i regali natalizi? Te li risolviamo noi! Vieni a trovarci nei nostri spazi di Fagagna e Gemona e scegli quali dei nostri gustosi prodotti e altre specialità friulane inserire nel tuo cestino regalo adatto a tutte le tasche. Latteria Borgo Paludo, tradizione e qualità. www.latteriaborgopaludo.it. Adriatica, San Giovanni a Natisone, azienda leader nella commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati. Fornisce ristoranti, sagre locali e la grande distribuzione anche con i prodotti in atmosfera modificata. Visitate il sito www.adriaticafish.it. Eccoci qua, allora abbiamo delle immagini che il nostro Tommaso Ravo sta caricando, Roma Bangkok e le immagini dell'Accademia del Peperoncino. Yo, yo! Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Con la bellezza in testa, abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi nella luna, nel mare, partire e sognare senza sapere quando. Andata senza ritorno, ti troverei fino in capo al mondo, fino all'ultimo secondo. Volerei da te da Milano fino a Hong Kong, passando per Londra da Roma lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbassa il finestrino, voglio il vento in faccia, alza volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita mi sconvolge senza sapere quando. Molto bene, adesso noi siamo pronti per lanciare la rubrica firmata da Flavia Candotti, ci porta dritti dritti in Carnia. Peperoncino con la carne non c'entra molto, difatti fino a 20-30 anni fa proprio non è che lo usavano tanto. E diciamo che le spezie che usavano era il pepe, il chiodi di garofano oppure la cannella, che sono stati importati anche dai Cramars già nell'Ottocento, c'erano già prima, però i Cramars hanno dato un contributo a portarli in Carnia. I Cramars che sono dei venditori ambulanti, che partivano appunto dalle vallate della Carnia per fare un po' di fortuna, per fare qualche soldino, e andavano con la loro crascina, che era il mezzo che mettevano sulle spalle per portare la loro merce, e andavano a vendere prettamente due tipi di cose, o spezie, droghe e medicamenti, oppure roba tessile, quindi stoffe, bottoni, così. Diciamo che loro sono stati importanti, giravano per l'Europa, quindi hanno non solo fatto i soldini, ma hanno anche portato un po' di mescolamento di cultura, hanno portato un po' di cultura anche in Carnia, diversa da quella che c'era. E anche loro si inseriscono in un contesto di emigrazione. La Carnia è sempre stata terra di emigranti e
Diciamo che loro hanno sviluppato più il commercio, altri prestavano la mano d'opera. Diciamo che a fine Ottocento c'erano i muratori che andavano in Francia, c'erano i boscaioli che andavano in Romania piuttosto che nella Foresta Nera. Insomma, è stata sempre una terra dove la gente doveva partire. Una discreta ondata migratoria è stata fatta verso la Russia per la costruzione della Transiberiana. E c'è da dire che in tutti i contesti dove hanno lavorato i carnici, la gente si esprimeva in toni positivi, cioè era gente che aveva una buona manualità ma anche un atteggiamento molto utile, per cui erano molto ricercati. E all'interno di questa, diciamo così, situazione di emigrazione c'è una storia di cui sono molto legata, molto bella, e riguarda la storia proprio di un muratore che emigra, che deve emigrare. Emigra dopo essersi sposato nel 1936 con una ragazza di 16 anni che a sua volta aveva già provato l'esperienza dell'emigrazione, perché a quel tempo le ragazzine andavano a servire presso le famiglie benestanti. E si sposano, lui parte subito dopo per l'Eritrea per fare qualche soldino in più e con una ditta proprio, con una ditta italiana, per una commessa in Africa. Ovviamente doveva stare solo pochi anni, però poi scoppia la guerra e lui si trova ad essere prigioniero degli inglesi, perché l'Eritrea viene invasa dagli inglesi, e quindi purtroppo non riesce a dare più notizie di sé. Quindi la moglie, poverina, a casa, all'inizio di speranze ne aveva ben poche, anche perché poi anche in Carnia sono arrivati i tedeschi, i cosacchi, quindi insomma passano 10 anni. E la rassegnazione ormai c'era tutta. Nel 1946 arriva una cartolina, ormai finita la guerra, rassegnati tutti, arriva una cartolina dove dice: io sto bene. Dopo qualche giorno il marito si presenta, più malconcio ovviamente di quando era partito, però c'era, era sano e salvo. E quello che è bello è che dopo un anno è nato il mio papà, e quindi è una storia di emigrazione felice. Che il mio papà, Rino, che ci sta guardando da San Vendemiano, anche lui è emigrato. Ecco, www.telefriuli.it, quindi anche per le persone che insomma non sono vicinissime a Telefriuli possono insomma vedere questa trasmissione. Grazie Flavia. Bene. Volevo un attimo, se mi presta un attimo il microfono, signora, 2 secondi, dobbiamo solo presentare rapidamente Antonio queste marmellate. Benissimo, diciamo che la marmellata, queste marmellate partono, le abbiamo disposte così dalla meno piccante alla più piccante, insomma. Questo è un peperoncino boliviano, giallo, molto, molto saporito, ma di una piccantezza abbastanza contenuta. Poi abbiamo questo si chiama Benny Island, questo è il Panameno Santana, come dal nome arriva da Panama, abbastanza fruttato e comincia ad avere una piccantezza un po' più marcata. Poi abbiamo, questo qua è stato praticamente un po' uno scherzo, perché avevamo due tipi di peperoncino, si chiamava Banorpion, l'abbiamo chiamato così perché è mezzo abanero e mezzo scorpion, per cui un peperoncino Abanorpion, sì, esatto, è un peperoncino messicano, l'abanero messicano, e più un peperoncino che arriva da Trinidad e Tobago, e li abbiamo mescolati. Poi qua abbiamo, se non sbaglio, la Creata Viagra, questo è proprio il suo nome vero. Scusa? Acrata Viagra si chiama. È da mangiare, non è da spalmare da nessuna parte. Grazie Antonio. Volevo precisare questa cosa. E la caratteristica di questo peperoncino. Sì, Antonio. Sì. Ok, concludo qua il discorso. Poi abbiamo, cosa abbiamo qua? Qua abbiamo il Buzzolocchia, questo peperoncino che comincia a essere della categoria Super Hot, perché ha detenuto il record del peperoncino più piccante al mondo per diversi anni, dal 2010, se non sbaglio, al 2013, ed è un peperoncino indiano. Lo disponevano addirittura sui recinti delle abitazioni per tenere lontani gli elefanti e gli animali che venivano. Cioè questa roba qua tiene lontana anche gli elefanti? Sì, mettevano ovviamente quantità, cioè quantità, e quando venivano loro e li assaggiavano, questi poi non tornavano più. Capisco. Esatto, poi questo è un altro peperoncino sempre di origine indiana, è un chocolate, comunque un Nagamori chocolate, ed è ancora nella scala Scoville, ancora come ha ricordato prima
è un po' più piccante di questo. Poi arriviamo fino ad arrivare al Carolina Reaper, che è il detentore ormai da 3 anni, è il detentore del record del peperoncino più piccante al mondo. E guardate, Ciani. Con 1 milione e 600 mila Scoville. Ecco. 1 milione? 1 milione e 600 mila Scoville. Sì. Sì, però se non hai il microfono, Maiolino, è come, non voglio essere... Chiedo scusa, sì. Chiedo scusa. Sono intervenuto perché è importante far capire la differenza che c'è tra un peperoncino normale, con i valori di piccantezza, a un peperoncino Super 8, che, adesso non sentono perché non c'è il microfono, che praticamente c'è una differenza enorme, si parla da migliaia a milioni. Ecco, quindi immaginate... quando uno lo mangia, che differenza sente? È come moltiplicare 1 milione di volte la piccantezza di un peperoncino normale. Quindi è proibito anche metterlo in bocca. Scusa. Benissimo. Grazie. Noi adesso andiamo in pubblicità, così recuperiamo 1 minuto e 50 e ripartiamo con Baldo. A tra poco. Il gioco a quiz con protagonista e le proloco della regione vi aspetta ogni giovedì in diretta dalle 20.45. Domande legate al territorio, gioco in Friulano e il domandone per il pubblico a casa. Conosci il tuo Friuli Venezia Giulia? Scoprilo ogni giovedì in prima serata su Telefriuli. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero uno nel vetro. Siamo costruttori di scale in vetro e in acciaio. Ristrutturiamo i tuoi infissi. Fabbrichiamo cappottine in vetro e acciaio. Per la tua casa Pompeiana in legno ed acciaio, complete di struttura e vetro di sicurezza antisolare. Tutto chiavi in mano, tutto su misura e con garanzia Zanatta. Scegliete Zanatta Vetro a Montebelluna da più di 40 anni. Adriatica, San Giovanni a Natisone, azienda leader nella commercializzazione di prodotti ittici freschi e congelati. Fornisce ristoranti, sagre locali e la grande distribuzione anche con i prodotti in atmosfera modificata. Visitate il sito www.adriaticafish.it. Sorridi, con noi puoi. Dental Coop Udine, il centro specializzato per la salute dentale di tutta la famiglia. Tavagnacco Udine. Nativitas, canti e tradizioni natalizie in Alpe Adria. Dal 22 novembre al 15 gennaio, 140 eventi corali in tutta la regione a cura dell'USCI Friuli Venezia Giulia. Tutti gli appuntamenti su www.uscifug.it. Eccoci con voi. Allora, noi siamo pronti per lanciare la rubrica curata da Lorenzo Baldo. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. Dove ci porti? Finiamo la leggenda della bella pastorella di Camporosso, che abbiamo parlato la volta scorsa, che col cacciatore selvaggio che tentava di circuirla e aveva ucciso il suo fidanzato. Il cacciatore, respinto in malo modo dalla bella pastorella, si aggirava per le cime imprecando e invocando Satana. Giunto sulla cima dell'Usari, vicino alla Madonna, si avvicinò un tipo piccolino, vestito di nero, e gli disse, sinuoso, a che serve imprecare? Agire bisogna. Vedi là, indicando la Madonna dell'Usari, quella è colei che difende la tua pastorella. Tu imbraccia la tua balestra, scaglia una freccia, uccidi quella donna e vedrai che dopo tutto ti sarà concesso. Il cacciatore immediatamente prese la balestra, scagliò la freccia, ma in quell'istante alle sue spalle un rumore fragoroso di un fulmine che cadeva a ciel sereno e apparve la sinistra immagine di Satana che sghignazzava. Il cacciatore rimase immobile, sentiva i piedi che si ghiacciavano, le mani che non si potevano più muovere, stava diventando di pietra e il gelo saliva fino al cuore e quando anche il cuore diventò di pietra
l'anima esalò l'ultimo respiro e scese giù all'inferno. E così è questa chiamata la montagna del cacciatore di pietra. E per finire, chi va dalla strada di Tarvisio a Cave del Predil, sulla sinistra corre il fiume Slizza, nota dei massi rossi che sono dentro nell'acqua e sono rotolati giù dalla cima del cacciatore. Questi massi sono le gocce di sangue raggrumato dei camosci che sono stati uccisi negli anni dal cacciatore selvaggio. Grazie. Grazie Baldo. Vedevo un attento ingegnere Arpino. Buonasera. Sono di Cave del Predil, quindi sono rimasto affascinato da questa storia che non conoscevo. Non a caso Baldo è stato messo lì e lei a seguire. Sono nato lassù tanti anni fa. Senta, allora lei è componente ovviamente dell'Accademia, perché lei mi ha detto prima, guarda che io sono prima componente dell'Accademia, ma poi supporto una causa importante. Allora andiamo per ordine. Sì. Lei intanto fa parte... Prima nel senso che due mesi dopo che si è fondata io sono diventato socio, cioè ai primi del 2000. È stata fondata alla fine del 1999 ed è un onlus. Poi nel succedere degli anni sono rimasto sempre consigliere. Siamo un gruppo di amici che ci diamo da fare, in realtà ce n'è uno che si dà da fare più degli altri che questa sera non c'è, e lo saluto da lontano. E un altro che è dovuto essere via, se no saremo in cinque qui a livello di consiglio, Camillo Di Paolo. E poi abbiamo avuto una serie di iniziative. Devo dire che una cosa importante che il Peperoncino Day è nato dall'idea di un giornalista enogastronomico di Udine e non credo di far male a dire che si chiama Beppi Pucciarelli, che è molto conosciuto, ha preso piede a livello nazionale, c'è stato un contatto con la Lilt nazionale che voleva pubblicizzarlo e propagandarlo in tutte le province. In realtà è stato molto difficile, è rimasta la provincia di Udine e devo dire che la delegazione dell'Accademia del Peperoncino di Udine è la più grande e la più laboriosa e la più attiva in tutta Italia con tutte le sue manifestazioni. Dobbiamo dire che l'ILT è Lega Italiana Lotta. La LILT è Lega Italiana Lotta contro i Tumori, nella quale poi è successo dopo qualche anno di attività che ne sono diventato presidente, quindi ho qualche interesse doppio, ma non c'è da malignare perché in entrambi i casi si tende a fare del bene. Signore, cos'ha sul... Questo qui è una delle mie armi, un'arma in particolare, perché io nelle gare di mangiatori di peperoncino sono giudice di gara, in particolare giudice di peso, cioè seguo con cura la formazione di questi piatti in cui ci devono essere 50 grammi esatti di peperoncino. Ecco, guardi, facciamo una cosa ben fatta. Signora, prenda un attimo questo grembiule così lo mostriamo come si deve. Ecco. E intanto chiedo agli altri due concorrenti friulani di prendere possesso dei due piattini, quindi così possono scofanarsi un mezzo etto di peperoncino. Ecco, se posso aggiungere, la pesata viene fatta con una bilancia di precisione usando dei guanti e con dei collaboratori, perché bisogna fare un conto delle persone che gareggeranno, non è facile, e stimare quanti piatti bisogna fare, perché i piatti devono essere pronti quando li finiscono, quindi bisogna preparare una certa quantità di piatti che è abbastanza faticoso. Uso i guanti e molto spesso pizzicano le mani alla fine. Pizzicano addirittura le mani? Sì. E vedo dipende la dalle ondate di peperoncino. La Masetti non sta mangiando peperoncino, ma è travolta da questo profumo, sta quasi lacrimando, sì. La Masetti. Devo fare poi una piccola precisazione, forse è sfuggita la cosa. Il peperoncino è un ortaggio, e non è una spezia, è un ortaggio di facile crescita, cresce dovunque, purché ci sia un clima temperato. Lì dentro, in queste borse della spesa, del mangiare, nelle quali le cose che ci sono dentro pubblicizzano la dieta mediterranea, contengono prodotti locali nostri, quasi a chilometro zero, sono da Villa Santina,
è da Verzegni. I peperoncini sono della zona di Verzegni, vengono dei peperoncini meravigliosi, fantastici. Sono delle creme da spalmare sulla carne, sui biscotti, sui dolci, eccetera. Bisogna smittizzare moltissimo sul peperoncino, perché è una bestia particolare, non è una bestia. ha un sacco di doti che stanno scoprendo sempre di più. Ci sono molte tesi anche a livello di lauree per medici, perché per esempio molti pensano che avendo un mal di stomaco, avendo un'ulceretta, non si possa mangiare il peperoncino. Questo è smentito, perché favorisce la rimarginazione delle ferite, per esempio. E quindi ha delle doti enormi che noi contribuiamo a far scoprire, facendo anche del bene. Poi magari lo spieghiamo. Guardi, le conviene spiegarlo adesso, perché siamo veramente lunghissimi. Non c'è soltanto un aspetto ludico e gioioso nell'Accademia del Peperoncino, ma c'è anche un confronto tra culture. Le culture si devono confrontare e sperimentare in un mondo senza confini come quello di oggi, ma sempre mantenendosi distinte e distanti l'una dall'altra e mantenendo le radici di ciascuno. Questo, l'Accademia del Peperoncino favorisce queste cose, oltre che la cultura mediterranea. Poi si raccolgono fondi proprio per operazioni benefiche. Grazie Alpino. Andiamo con un brano e poi direttamente in pubblicità, che poi abbiamo ancora due rubriche. E anche un altro brano da cantare assieme, eh? Rimaniamo in Italia. Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, l'aria al fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele, e un vitro contro la gelosia, è una ricetta per l'allegria, legge il destino, ma nelle stelle. Stramallo, solo cose belle, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Nel mio futuro che cosa c'è? Sarebbe bello se fossi un re, cucina bionda americana, o si innamora o la trasformerà. Istruzioni per la sintonizzazione. 1. Entrare nel menu installazione. 2. Provare con la ricerca automatica. 3. In caso di problemi, selezionare la ricerca manuale selezionando il canale 46 o la frequenza 674 MHz. 4. Ricordarsi di confermare la memorizzazione in uscita dal menu di ricerca. 5. In caso di ulteriori problemi, accertarsi di aver selezionato Italia come paese nel menu installazione e rifare la procedura. 6. Potrebbe essere necessario selezionare le impostazioni di fabbrica e poi fare la ricerca automatica. L'albergo ristorante Pizzeria da Michele a Benzone è il locale confortevole e gradevole con cucina semplice e tradizionale dai sapori mediterranei. Un ricco menù vi aspetta quotidianamente con le proposte del giorno fatte con prodotti del territorio a garanzia della massima qualità e freschezza e pizze per soddisfare ogni richiesta. Cara Italia,
ne abbiamo viste tante insieme. Abbiamo superato guerre, crisi, abbiamo fatto grandi cose. Eppure ho la sensazione che il tempo abbia segnato più te che me e ho paura che quello che stiamo lasciando ai nostri figli non sia quello per cui abbiamo vissuto. Forse il mondo cambia troppo in fretta per me, ma tu non avere mai paura di cambiare. Eccoci con voi, allora andremo rapidi, andiamo con l'uomo che è stato protagonista del quiz, come andiamo? Bene, allora bene. C'è ovviamente Marione Osnidaro, quindi questo è un ritorno, dopo, visto che si ripete da qualche anno, e io ringrazio Blave di Mortean. Devi presentarci i prodotti, vedo soprattutto farine e polenta, no? Allora noi stasera presentiamo le polente, che sono, come vedete, sono abbinate alla farina gialla, farina bianca e con grano saraceno. Volevo solo dire che io rappresento la cooperativa Blave di Mortean, sono stato presidente per alcuni anni, il primo presidente, e voglio dire che quest'anno proprio ricorre il 15° anno della fondazione della nostra cooperativa. In questi 15 anni abbiamo lavorato parecchio, abbiamo aumentato i nostri prodotti sia come farine sia come prodotti finiti. E voglio solo ribadire, come sempre ribadisce Mario, che noi ci teniamo alla qualità innanzitutto. Infatti noi la raccolta del nostro mais viene fatta in pannocchia, dopodiché viene curata a mano dai soci, perciò la cernita viene fatta prima che tutto il mais vada nel ciclo produttivo. Questo garantisce la salubrità del nostro prodotto. Quest'anno abbiamo avuto un'annata favorevole, abbiamo fatto le analisi, abbiamo un prodotto, non dico eccezionale, ma molto molto buono. La natura ci aiuta in questo caso, perché abbiamo avuto un'estate abbastanza asciutta, però non con temperature molto elevate. Questo garantisce anche proprio la qualità dei nostri prodotti. Ecco. Adesso passo la parola alla signora che ci presenta la ricetta di stasera. Cioè, guardate, alla signora, questi si conoscono da 350 anni, alla signora. Abbiamo lo stesso cognome anche. Tra l'altro. Sì. Flavia. E quindi che cosa ci propone? Allora, questa sera vi prepariamo la ricetta che voglio ribadire un'altra volta, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, la volta scorsa, sono le ricette che ha preparato Sabrina. Sabrina, la figlia di Noemi, nonché la sua signora. Così, uno a uno. La signora. Allora, Sabrina ci ha preparato dei meravigliosi cestini di polenta e funghi. Per fare questo è necessario 250 grammi di farina di mais, della Blave di Mortean, farina gialla, bianca, come uno preferisce. Un cucchiaio di sale grosso e un litro d'acqua, perché la polenta si fa con questi tre ingredienti. Però è necessario fare la besciamella. Per la besciamella useremo 50 g di burro, 50 g di farina di grano tenero tipo zero, sempre della Blave di Mortean, mezzo litro di latte, sale, pepe, un pizzico di noce moscata e 4 cucchiai di formaggio. Per fricco, formaggio che sia un po' formaggio fresco, un po' formaggio un pochino più stagionato. E poi i funghi, mezzo chilo di funghi, una noce di burro, uno spicchio d'aglio, prezzemolo, sale, pepe, a quanto basta. Iniziamo intanto col fare la polenta nella solita maniera. Quando la polenta sarà pronta, la faremo intiepidire un pochettino. Intanto prepareremo degli stampini, li imburreremo, stampini tipo per la preparazione dei muffin, quelli in silicone, così li imburreremo. E quando la polenta sarà già un pochino raffreddata, metteremo la polenta negli stampini, gli daremo la forma di un cestino, di un nido, così, e li metteremo su una teglia, li metteremo in questa teglia di questi stampini, li porteremo in forno, un forno già preriscaldato a 180 gradi per una decina di minuti. Intanto prepariamo la besciamella,
con le 50 grammi di burro, 50 grammi di farina che metteremo tutto in un colpo e mescoleremo con molta attenzione perché non vengano i grumi. Poi aggiungiamo il latte, il sale, il pepe, un pizzico di noce moscata e sempre continuando a mescolare, per ultimo aggiungeremo il formaggio. Poi prepareremo i funghi. I funghi li facciamo così trifolati, scegliamo dei funghi di stagione possibilmente, potrebbero essere funghi porcini, potrebbero essere dei cantarelli, qualche russola, quello che si preferisce. Li facciamo sciogliere, cuocere un poco in una noce di burro, li saliamo, li pepiamo come ci gradisce di più, facciamo cuocere una ventina di minuti così assieme a uno spicchio d'aglio che poi avremo cura di togliere per non trovarcelo poi nei nidi. Dopodiché prenderemo i cestini che avremo tolto dal forno, li adagiamo su una placca da forno dove avremo già messo anche un foglio di carta da forno, ci mettiamo la besciamella e poi ci mettiamo sopra i funghi. Mettiamo in forno a gratinare ancora per 4-5 minuti e buon appetito a tutti quanti. Grazie. Grazie Flavia. Grazie Mariolino. Grazie a te. Ci vediamo la prossima settimana con? Ci vediamo la prossima settimana con i declaricini questa volta e poi riprenderemo un po' più avanti con le blave. Perfetto. Allora, cara Masetti, lei ci vuole dare la buonanotte? Sì, chiaramente dopo aver fatto la... La mia rubrica è Chianton d'Estrie. Ma senti, chi gliela toglie? Chi gliela toglie? Ciao Virgilio. Saluti Nicolicchia. Andiamo quindi con lo stacchetto firmato dalla Masetti. Eccoci con voi. Allora, stiamo liberando lo studio appunto con gli amici della Blave di Mortean. Allora, stasera dobbiamo parlare di rosmarino, Masetti. Anche. Egizio. Faccio veloce. Egizio. Se lei mi dice, mi ricorda i nomi, io vado. Guardi, io sono la sua spalla. Egizi, Romani, Ippocrate, Carlo Magno. Aspetti, cominciamo una alla volta. La creatura, lei mi ha messo... Lo so. Andiamo con gli Egizi allora. Con gli Egizi. Vada con gli Egizi. Era conosciuto, il rosmarino era conosciuto già dagli Egizi. Lo usavano, in particolare lo usavano i faraoni per profumare le proprie stanze. E i Romani? I Romani, diciamo, non più che un uso alimentare, lo mettevano sulle proprie tombe. Deriva una leggenda che adesso non mi fermo a raccontare, una storia di divinità romane. Avevano questo strano particolarità, però già i medici, sia Ippocrate che Galeno, lo conoscevano invece come proprietà medicamentose. Ecco, Carlo Magno. Carlo Magno lo riteneva così, perché anche diciamo, aveva degli influssi germanici, lo riteneva così importante che ha obbligato nell'812, ha fatto proprio una legge per obbligare i contadini a coltivarlo nel proprio orto. Tant'è, e pensavano che fosse così importante che anche la terra dove albergava il rosmarino fosse, diciamo, avesse proprietà terapeutica. Senta, proprietà terapeutica, qua lei mi dice pozioni amorose. Sì, c'è una storia molto, molto appunto questo profumo molto forte che è il rosmarino, anche con i fiori azzurri, c'è una storia in cui c'è un'acqua che è chiamata l'acqua della regina Elisabetta. C'è una regina molto un po' âgée che comunque riuscì a conquistare il proprio sposo usando l'effluvio, una pozione, quest'acqua di base fondamentalmente di rosmarino. Senta, musica e Shakespeare. Ecco, appunto per questa proprietà amorosa usavano fare col legno di rosmarino sia le mandole che le viole, che sono degli strumenti propriamente adatti alle serenate. Shakespeare viene ricordato nel monologo che fa, non monologo di Amleto, nell'intervento che fa Ofelia quando impazzisce dal dolore per non essere stata ricambiata dal proprio innamorato e dice ecco questo è il rosmarino serve per il ricordo perché pare che effettivamente aumenti la capacità di ricordare della memoria. Senta, lei mi dice salvia è impossibile ammalarsi perché? Perché stasera ho messo vicino peperoncino, ho pensato di parlare un po' di quello che era l'erba più usata in Friuli, la salvia. La salvia si chiama da salvum, quindi è da sano. Chi ha la salvia nell'orto pare che sia proprio impossibile ammalarsi, perché ha talmente tante proprietà terapeutiche che è come un elisir di lunga vita.
è talmente potente. Senta, ma fuga in Egitto da parte di chi? Perché c'è la fuga in Egitto della Sacra Famiglia per tutelare il bambino Gesù, c'è una leggenda che dice che la Madonna chiedeva a molti ormai oppressi dal ricorrere delle guardie di Erode, chiedeva a molti arbusti: nascondetemi mio figlio, e tutti rifiutavano, finché la salvia lo accolse, e allora lei le diede tutte queste proprietà di questo. Pietro Zanuti cosa c'entra con... Ecco, appunto in Friuli questi elementi, c'è la lor, ci sono altre che ne parleremo dopo, sono chiamati gli odors, le erbe dell'orto, e Pietro Zanuti vengono coltivate in quella che è la corte, comunque il muro dietro di cinta della casa, per riparlare anche d'inverno, è una particolarità proprio, e c'è Pietro Zanuti che c'è una piccola brano, dice... in una sua poesia molto lunga, se fut cor scletta l'or e sotto il mur de cor chiul su de salvie cor, cioè proprio, e quindi si può anche evincere come erano sistemate nell'ambito dell'orto tutti gli odori. Ecco, lei ci porta anche a Cividale, perché? Perché appunto parliamo anche di varie spezie. In Santa Maria del Valle, a Cividale, già nel 1428 erano ricordate le spezie, quindi erano qui in Friuli, era proprio terra di... si diceva dei cramas, ma arrivava anche da altre, sia dalla via dall'Ungheria, appunto principe, però arrivava anche dal mare, e quindi era ricordato per la preparazione delle monache, acquistano pepe e zafferano per la preparazione dei chiassons di Pasqua. Poi lei mi scrive, vino speziato, con e che cosa? Sempre appunto nel 1400, in un documento d'archivio di Fagagna, si trova una ricetta per ottenere vino speziato, ed è anche qui è molto, molto particolare, perché parla di fuxte de garoful, quindi chiodi di garofano, peulla de pin, addirittura resina di pino, mile, che è miele, ginger, che è lo zenzero, curcum, che è la curcuma, mandorle, pevere, pepe, cienamo, che è la cannella, e poi c'è la scucca dei cedri, la buccia del cedro. Senta, lei mi dice traghetti e spezie, immagino sia il mezzo col quale... Sì, ecco, c'è anche un'altra via che è poco conosciuta, ma era molto importante, che si fermava presso il mercato di Codroipo, cioè la fluttuazione delle zattere. Partivano da Venezia, ma anche da Aquileia nei tempi dei Romani, quindi arrivavano dal Mediterraneo, arrivavano le spezie, si fermavano nel mercato di Codroipo, o c'era anche il percorso inverso, ovviamente. Quindi molti mercanti anche viaggiavano attraverso il fiume. Grazie, Masetti. Prego. Allora, chiude qui... Si chiude qui la puntata dello scrigno, vi ricordo che sarà un dicembre piuttosto importante, il 6 parleremo di San Nicolò, e con un accenno, oggi ho avuto proprio conferma, arriveranno da Raschiacco di Faedis delle celebrazioni di Santa Lucia, quindi il 6 particolarmente sbilanciati su San Nicola, il 13 cade proprio nel giorno di Santa Lucia, quindi questa ricorrenza. Il 20, puntata specialissima con... credo di aver chiuso l'accordo con l'associazione, l'Unione Corale Regionale, quindi potrebbe esserci una piacevolissima girandola di cori, di bambini e adulti, proprio per augurarvi un buon Natale e un proficuo e più sereno, speriamo, 2017. Io vi ringrazio Pierangelo Butazzoni, Tommaso Ravo, Martina Berardo, il nostro Nicolicchia, e un saluto particolare a Giancarlo Virgilio, lui sa perché. Grazie di cuore. E un saluto al nostro Marco, che è tra il pubblico, è arrivato da Ragogna, eccolo là, Ricciolino, vicino a Laura Moroso, che è la fidanzata di Paternoster. Che bel cognome. Eccolo lì, sorridente. Bene, grazie di cuore, grazie Straballo. Buonanotte e arrivederci. Arrivederci. Torneranno i figli delle stelle sui tuoi sedili in pelle, le penne stiro in mano e le vacanze in treno, forse anche per Tini, per un poker con John Wayne. Questo programma vi è stato offerto da A Export in Outlet.